sera. Vangelo di Marco, capitolo 4, versetto 35. Da settimane sembra che sia scesa la sera. Fitte tenebre si sono addensate sulle nostre piazze, strade e città. Si sono impadronite delle nostre vite, riempendo tutto di un silenzio assordante e di un vuoto desolante, che paralizza ogni cosa al suo passaggio. Si sente nell'aria, si avverte dai gesti, lo dicono gli sguardi. Ci siamo trovati impauriti e smarriti. Come discepoli del Vangelo, siamo stati presi alla sprovvista da una tempesta inaspettata e furiosa. Meditazione di Papa Francesco, 27 marzo 2020. Un cordiale saluto a tutti coloro che ci seguono, ben trovati in questo spazio di approfondimento sulla fede ai tempi del coronavirus, un programma a cura della sezione San Tommaso d'Aquino della Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale. Un luogo virtuale, se così possiamo definirlo, ma al contempo molto concreto per incontrarsi e riflettere insieme, per ascoltare quella fede che interroga l'intelletto. Così anche noi in queste puntate ci interrogheremo e interrogheremo la teologia attraverso il confronto con molti tra i principali protagonisti del dibattito teologico in Italia e non solo. Ad accompagnarci, ad offrirci la bussola in queste nostre puntate, un navigatore d'eccezione, un acuto osservatore delle dinamiche della società, dei tempi e della realtà ecclesiale, il professor Carmine Matarazzo, direttore dell'Istituto di Scienze Pastorali. Salve, professor Matarazzo. Buongiorno. E andiamo dunque a presentare i nostri ospiti di questa prima puntata, a cominciare dal padrone di casa, Don Franco Asti, decano della sezione San Tommaso d'Aquino della Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale. Benvenuto, decano. Salve, salve a tutti. Diacona metodista dal 2003 e moderatora della Tavola Valdese dal 2019, nonché prima donna metodista nella storia a ricoprire questo incarico. Benvenuta Alessandra Trotta. Grazie, salve a tutti. E Dulcis in fundo, un vescovo, presule della diocesi di Teggiano Policastro e delegato migrantes della Conferenza Episcopale Campana, Padre Antonio De Luca. Benvenuto, eccellenza. Ci sente, eccellenza? Bentrovati, un caro saluto a tutti voi nello studio e agli amici. Sì, pronto? Perfetto. Ci sentiamo? Sì, perfetto. Ecco, un caro saluto a tutti, a voi nello studio e anche agli amici da casa. Abbiamo ascoltato all'inizio del video, dalla voce del giovane Andrea, un brano della meditazione tenuta dal Santo Padre in Piazza San Pietro lo scorso venerdì 27 marzo, nel corso di quel momento straordinario di preghiera in tempo di pandemia. Ecco, sulla barca in tempesta la fede ci interroga, è il titolo di questa nostra prima puntata, desunto proprio da quel brano. Chiedo dunque al professor Matarazzo di fornirci una riflessione introduttiva per approcciarci alla questione e di far partire delle provocazioni ai nostri ospiti. Grazie Michele, grazie a tutti voi. Siamo qui per far partire delle domande dalla fede. Talvolta la nostra concentrazione di credenti o di esseri umani è quella di fare sempre domande alla fede. E invece questo spazio vuole che la fede in un certo modo si interroghi su questo tempo presente, sul tempo della tempesta, ha detto Papa Francesco il 27 marzo 2020. E la tempesta riguarda tutti. Lui ha parlato il linguaggio di tutti con il dramma di tutti. Allora, il modo con cui anche la teologia o i pastori, gli esseri umani che hanno grandi interrogativi nel cuore, ma sembra che quasi non riescono più ad esprimerli. Tra questi, abbiamo sicuramente i nostri fratelli, che per varie esigenze sono costretti a migrare.
E un punto dal quale siamo partiti è stato questo: come può la globalizzazione dell'indifferenza rendere ancora di più indifferente questa società dal dramma di quelle persone che anche in queste situazioni non si trovano ai margini, sono semplicemente dei problemi. E purtroppo l'abbiamo visto, l'abbiamo sentito, lo sentiamo anche oggi sulla nostra pelle. Allora domando a padre Antonio De Luca, che è anche autore in questi giorni di un sussidio pastorale, mobilità e immigrazione, un appello antropologico, ed è un piccolo sussidio che potrebbe servire a noi come ulteriore meditazione di questi tempi, se effettivamente lui ha percepito questa ulteriore indifferenza nei confronti dei migranti in questa situazione di tragedia mondiale. Sì, certamente in questo momento possiamo anche percepire un risveglio di umanesimo e di umanità attraverso una molteplicità di incontro multiculturale, multireligioso, multirazziale, questo pressing che abbiamo organizzato per richiedere riconoscimento dei diritti di queste persone. Ci siamo accorti del bisogno di questi nostri fratelli migranti, perché i nostri campi avvertono la mancanza di manodopera. Talvolta è un problema economico, per noi è un problema umanitario. Nelle imprese agricole mancano 18.000 braccianti, ma noi da questa mancanza vorremmo rinnovare questo pressing, questo appello al governo e alle istituzioni per avviare un dignitoso riconoscimento dei diritti, non solo dei braccianti, ma di tutti coloro che sono costretti a vivere in una dimensione sommersa del lavoro. Ecco la sfida e l'opportunità di questa tempesta: imparare a riconoscere i bisogni degli altri, e mi pare che sia avvenuto questo momento di grande conversione ideologica, culturale, istituzionale sul riconoscimento dei diritti. Ecco Alessandra, io approfitto delle parole di padre Antonio per girare a te una domanda analoga. Abbiamo sentito da padre Antonio che il dramma economico diventa anche dramma umano e umanitario. Cosa ne pensi al riguardo? Allora, io non so se è in atto una conversione, vorrei essere ottimista come il vescovo De Luca. Ecco, però è indubbio che quantomeno rispetto al dibattito pubblico prima del coronavirus, che era dominato in modo molto violento, molto aggressivo da questa polarizzazione italiani, non italiani, prima gli italiani contro gli immigrati, almeno l'emergenza coronavirus mi sembra che abbia spostato l'attenzione del dibattito pubblico. Quindi non so se c'è una conversione e se quindi nel momento in cui si discuterà seriamente della ricostruzione del paese non torneranno i toni del prima. È evidente, perché qualunque cristiano che voglia seguire la strada di Gesù, prima vengono gli ultimi, chiunque sia l'ultimo, quindi migranti o italiani, il criterio di priorità è l'essere ultimo, non l'essere italiano di un'altra nazionalità. Quindi io non lo so se non tornerà, temo che ritornerà nel dibattito pubblico questo tema, e però concordo sul fatto che questa è un'occasione unica. Questo è uno dei temi sui quali questa crisi offre un'occasione unica di ripensamento globale alle chiese, ma anche alla società, perché in particolare con riferimento al tema dei migranti, ma in generale ai temi ambientali, noi oggi viviamo in una specie di bolla, vediamo solo l'emergenza coronavirus. L'errore che non dobbiamo fare è quello di pensare che tutti gli altri problemi sono scomparsi. Se una cosa questa emergenza ci sta raccontando è che i problemi sono interconnessi, che appunto la globalizzazione significa anche che siamo tutti dentro questo mondo, questo pianeta, molto uniti, e questo virus ce lo sta dimostrando. Quindi anche da questo punto di vista non si può prescindere da quello che accade in Africa, in Asia, in Sud America, perché se il virus circola lì, ritornerà qui, quello che accade qui succederà lì. Quindi, ecco, rispetto anche a queste migrazioni che prevedono questa circolazione delle persone che cercano un futuro migliore,
e che abbiamo molte persone guardano con estrema preoccupazione, ecco, questo elemento in qualche modo ci dimostra che, anche Papa Francesco lo ha detto più volte, ma a me sembra assolutamente evidente e condivisibile, siamo sulla stessa barca. E dall'altra parte, ecco, anch'io spero che ci sia un tempo per pensare seriamente ad una regolarizzazione e a una tutela dei diritti di tutti in modo più completo, in particolare nel mondo del lavoro, nelle tante sacche di lavoro irregolare, nero, in particolare nel sud Italia, ma non soltanto, perché se l'emergenza coronavirus ha fatto emergere un'altra cosa, è che la marginalità è diventata un rischio. Per noi a questo proposito del rischio della marginalità, ripasso la parola al professor Matarazzo per tirare in ballo il nostro padrone di casa, Don Franco Asti, che vediamo in un fermo immagine, ma possiamo ascoltare. Allora, prima di avviarci in certo modo verso una pausa, lascio a Don Franco una riflessione, vale a dire, il Papa non solo ci dice che siamo sulla stessa barca in tempesta, ma richiama l'attenzione sullo sguardo ancora una volta. È vero che tu ti occupi di teologia spirituale, in un certo modo la via che non è soltanto una via interiore per realizzare la realtà cristiana, ma partire soprattutto dall'uomo in quanto tale, dalla persona umana in quanto tale. E questo è importante per capire come mai oggi siamo partiti dalla via antropologica, non siamo partiti da una presunzione teologica, cioè da grandi fermi dogmatici. Ti ripasso la palla così riprendiamo tra poco magari. Prima però di ascoltare la risposta del decano Franco Asti, un breve momento di pausa pubblicitaria. Ed eccoci ritornati in studio e ascoltiamo dalla bocca di Don Franco Asti la risposta. Grazie per la domanda e ringrazio anche di essere presente insieme con voi sulla riflettere sui nostri tempi e sulle situazioni che ci coinvolgono. Noi pensiamo sempre che la vita spirituale sia qualcosa che avviene soltanto dentro di noi, ma che non si manifesta nella relazione con gli altri. In realtà la vita spirituale diventa relazione con gli altri perché fondamentalmente è una relazione con Dio. Quindi in quella relazione il mio sentire spirituale, la mia crescita spirituale ha un'influenza sulla relazione con l'altro. E allora la mia vita spirituale è fondamentale anche per pensare una relazione positiva, e una relazione positiva la si costruisce con... Purtroppo abbiamo perso il segnale con Don Franco, non riusciamo a sentirlo, lo recupereremo, suppongo, nel corso della puntata. Ne approfitto per richiamare in causa Alessandra Trotta. Alessandra, nel brano della meditazione che abbiamo ascoltato all'inizio, Papa Francesco parla di silenzio assordante e di vuoto desolante. Ti chiedo dunque se in questo silenzio c'è ancora la voce di Dio, come la si può sentire, dove la si può cercare. Dio è presente in questa desolazione? Ma nella famosa barca in tempesta Gesù è presente, anche se appunto noi ci distraiamo ogni tanto e temiamo che sia distratto lui, mentre siamo distratti noi, non ci rendiamo conto del fatto che questa preziosa presenza prosegue, continua anche nei momenti in cui ci sembra di non sentirne la voce o appunto che Dio si sia distratto. È presente più che mai in questo momento. Io credo che tutti i tempi di crisi sono tempi in cui il cristiano si deve interrogare su che cosa Dio sta dicendo. E questo è un tempo in cui, secondo me, Dio ci sta dicendo tante cose. E il problema è se noi ci riusciamo a porre in ascolto, provando a vivere questa esigenza di spiritualità che sicuramente sta emergendo in questo momento, anche da parte di persone che forse non l'avevano mai sentita nella loro vita,
non come semplicemente come una ricerca di consolazione. Certo che Dio consola, e consola innanzitutto dicendo: io sono qui, io reggo il mondo, io sono il Signore del mondo, quello che accade è comunque parte di un piano che è un piano di bene, un piano di vita abbondante per tutti, quindi stai tranquillo, vai avanti nella tua strada e fai il tuo compito, che è quello di discepolo di Cristo in questo tempo. Ma non abbiamo bisogno solo di consolazione. Ecco, dove troviamo Dio? Nella parola. E la parola di Dio è una parola che non consola soltanto. Qualche volta dà degli schiaffoni, tante volte interroga, chiede di mettersi in discussione, chiede di ripensare le categorie su cui si fonda la propria vita, le relazioni con gli altri. E quindi io credo che nella parola, nella parola il più possibile condivisa con gli altri, cioè in una comunità, e Dio continua a parlare. E come? Vedo il professor Matarazzo che scalpita e quindi gli ridò la parola. Nel frattempo dovrebbe essere rientrato con noi Don Franco Asti. Diciamo che Alessandro Trotta ha rilanciato il grande tema della sacramentalità della parola, quindi dovremmo riprendere anche noi cattolici questo tipo di prospettiva, oggi ancor più sentita come problematica, come dibattito anche interno ai vescovi italiani. Quindi rilancerei la domanda a Padre Antonio del come, soprattutto la sua terra, colpita tra le prime dalle restrizioni dovute al Covid-19 e quindi anche un po' al pregiudizio che il riunirsi in chiesa e comunque lo stare vicini, eccetera, potrebbe addirittura essere di nuovo causa di contagio. Padre Antonio, come sente la sua comunità e comunque la comunità italiana questa problematica della frequentazione sacramentale? Io credo che dobbiamo essere molto attenti a non assolutizzare gli spazi rispetto al tempo. Ce lo chiede Papa Francesco. Dobbiamo metterci in un atteggiamento di ricerca sincera della fede. Mi piace il riferimento alla consolazione. Dobbiamo passare dalla consolazione alla fede e questa è la grande sfida. Vivere una dimensione religiosa in termini esclusivamente gratificanti dal punto di vista della consolazione non aiuta nessuno a crescere. Quello che in questo momento ci interpella è che chi esce indebolito in questa storia non è Gesù Cristo, ma forse proprio il cristiano, non è Dio, ma è l'uomo che è vissuto in un delirio e in una ossessione di eliminazione di Dio e si è ritrovato estremamente fragile e più debole. Se noi non ricomprendiamo e non recuperiamo la sfida di una convergenza sull'umano, sull'ambiente, sugli ultimi, sull'economia, se noi non recuperiamo l'autenticità di un tutto è connesso, così come Papa Francesco continua a ripetere, se non recuperiamo tutta questa grande connessione che ci spinge a un dialogo multiculturale, multirazziale, interreligioso, noi avremo, ahimè, banalizzato questa triste esperienza e questo sarebbe un grande fallimento ed è un rischio che possiamo comunque correre. Nel frattempo dovrebbe essere rientrato con noi Don Franco Asti. Ci sente, decano? Sì, vi sento. Vi ho seguito perfettamente, anche se per me è difficile il collegamento, quindi mi dispiace se non posso sempre intervenire. Sì, infatti non sempre la vediamo. Voleva aggiungere qualcosa alle dichiarazioni che ha sentito finora? Noi abbiamo un grande compito, almeno ne parlo anche ad Alessandra, è quello della formazione, dell'educazione. Se noi non iniziamo a dare dei valori ai piccoli, ai giovani, è evidente che questi problemi ritorneranno. Se noi non diamo valore all'educazione,
se non rispettiamo i piccoli e i giovani e se non diamo a loro degli orizzonti di vita, evidentemente la situazione attuale o quella che si prospetta nel futuro schiaccerà tutta una generazione. Allora, credo che ha un ruolo fondamentale l'insegnamento in qualsiasi forma, sia quello scolastico che quello spirituale e religioso, ha un valore. Purtroppo abbiamo perso ancora una volta il segnale di Don Franco Asti, però Alessandra, Don Franco si è rivolto a te in particolare nel lanciare questo messaggio, quindi ti passo la parola. Ma io ovviamente sono d'accordo e penso che le chiese tutte abbiano, ovviamente, possono avere, lo hanno, a volte lo interpretano in maniera migliore, a volte sono un po' più infedeli, un ruolo fondamentale rispetto all'educazione delle nuove generazioni, a partire per quello che ci spetta, noi siamo delle chiese, quindi chiaramente a partire da un confronto, da un incontro con il Dio di Gesù Cristo e appunto quindi con una formazione biblica, di rapporto con la parola, dove chi è? Credo che certamente nasca il fondamento, ma ci tengo a dire, visto che il tema è l'educazione più in generale, che il tema dell'educazione è uno dei temi in cui oggi si misurano le maggiori diseguaglianze, quindi è un termine particolarmente strategico, è una chiave. Anche in questo caso. Anche in questo caso. Quindi Eccellenza, è centrale. Adesso vado su Padre Antonio per chiedere una cosa. Io ho letto la sua recente pubblicazione Mobilità e Migrazioni e lei richiama spesso i valori della fraternità universale facendo riferimento al documento sulla fratellanza umana per la pace mondiale firmato ad Abu Dhabi. Ecco, io mi chiedo e le chiedo, nel mondo che verrà fuori da questa tempesta, una tempesta nella quale per sopravvivere abbiamo dovuto per forza di cose chiudere i confini, arrivando addirittura a considerare la soglia di casa come un confine invalicabile, si potrà ancora lavorare alla costruzione di una fraternità universale e se sì come? Beh, io penso che anche l'espressione distanza sociale sia un po' impropria, anzi, perché abbiamo bisogno solo di una distanza fisica, ma la socialità si recupera. Inorridisco tutte le volte in cui sento parlare di muri, di confini, di barriere. Tutto ciò che viene chiuso e recluso è destinato alla putrefazione. Allora, credo che in questa pandemia sia maturata la visione e il bisogno di una gestione globale, di un governo globale dell'umanità. Il documento sottoscritto ad Abu Dhabi è un riferimento a questa famiglia umana che ha bisogno di un'etica globale, di riferimenti globali, di una riscoperta dell'umano che sia globale. Nessuno è meno uomo e meno persona, ma tutti in questa globalità rivendichiamo quei diritti fondamentali alla salute, al lavoro, alla casa, alla libertà di culto, al rispetto vicendevole e quell'assalto alla logica della corruzione che rende le persone meno persone. Io ringrazio tutti, è scaduto il nostro tempo, ringraziamo anche Don Franco che purtroppo non vediamo e vi do appuntamento alla prossima puntata per un nuovo spazio di riflessione sulla fede ai tempi del coronavirus. Grazie a tutti di nuovo. Grazie a voi, grazie al Vescovo di Teggiano. Grazie a voi. Salve. Grazie a voi, un saluto a tutti.